Ciao a tutti, e stamattina un circuito ad alta intensità dove lavoreremo su 45 secondi, 15 secondi di recupero, 8 esercizi per 4 giri. Ogni giro riposiamo un minuto, ok? Cominciamo con il riscaldamento, porterà via circa un 35-40 minuti, ok? Scaldiamoci bene. Cambio braccio. Molto bene. Braccio. Scendo. Molto bene. Porto un piede vicino alla mano. Cambio. Ottimo. 90 gradi, 90 gradi, coscia, gamba, fletto il muso. Bene, cambio dall'altra parte, 90 gradi e vado. Bene, risalgo bene. Bacino. Qualche giro da una parte, qualche giro dall'altra. Mani dietro la nuca, rotazioni. Molto bene, mani al bacino, fletto e vado avanti, 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 mani al ginocchio, cambio il giro, punto piede. Certe volte non si sa proprio cosa scegliere. Benissimo. Un po' di o di trappola. Qualche rotazione classica o alle braccia. Quindi o elettronica. Davanti. Devi solo continuare a saltare finché non trovi. E dietro. Molto bene. Mi tolgo l'orologio in modo da avere vicino, dovete avere vicino a voi un cronometro e annotarvi sempre 45 secondi e 15 secondi di recupero, ok? Benissimo, io lo metto vicino al mio foam roll, ok? 45 secondi di push up. Li faccio con, si possono fare o con ginocchia staccate o con ginocchia appoggiate. Io le faccio con una reversione, quindi con ginocchia appoggiate. Perché il mio obiettivo è buttare, guardate la posizione di partenza, quindi buttare giù il bacino,
non questo, mi raccomando. 3, 2, 1, andiamo, 45 secondi, via. Cerchiamo di avvicinare bene il petto e il busto al pavimento, estendo bene. Mancano 5 secondi, 4, 3, 2, 1, molto bene, vado avanti, tra 10 secondi andiamo a fare sit up, addominali, 3, 2, 1, via. Se volete potete non alzare, non toccare i piedi a terra, diventa un pochino più difficile. Io preferisco sempre che l'esercizio venga fatto bene. Sì, eventualmente mettete sempre delle regressioni, ma fatelo bene. Mancano 15 secondi. Di plank, porto le ginocchia al petto alternate. A me piace farlo con una velocità, sì, ma fatto sempre bene, quindi in controllo, via. Braccia, mi raccomando, belle attive. Mancano 15 secondi. Se volete lo fate da sdraiati, altrimenti lo fate con i gomiti appoggiati. A me piace molto con i gomiti appoggiati. Mentre il petto sempre tenesco. Mi raccomando, non inattate la schiena. Dovete tenere bene in la parte bassa della schiena incurvata, non inattata. Non vogliamo, stiamo lì, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, molto bene. Push up, di nuovo. Questa volta lo facciamo più stretto il push up. 3, 2, 1, via. Quindi i gomiti sono belli attaccati al corpo. E non giù. Molto bene. Mancano 15 secondi. Molto bene.
addominali. Giù. Bicipiede. Con il gomito vado a toccare il ginocchio opposto. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Molto bene. Ora sul posto andiamo a fare skip, quindi corsa sul posto con ginocchia alta. Mi raccomando, date un ritmo che potete sostenere. Via, andiamo. Siamo a 25 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno, molto bene. Prossimo giro, andiamo a fare un plank. Tre, due, uno, benissimo, sto qua. Mi raccomando, pancia in dentro, il sedere bello contratto, quadricipiti belli in contrazione, gomiti spingono leggermente indietro. Non devo inarcare la schiena, devo il più possibile tenere la schiena piatta, la parte bassa. Mancano 15 secondi. Sul plank il tempo non passa mai, però non dobbiamo distrarci e fare qualcos'altro con la testa. 5, 4, 3, 2, 1. Molto bene. Abbiamo finito il primo giro. Un minuto di recupero. Avete visto? Naturalmente dovete avere sempre un vostro cronometro vicino, o il telefono, o il vostro orologio, in modo da tenere il tempo della frazione dell'esercizio che state facendo. E se notate che 45 secondi e 15 di recupero sono troppo pochi, si può portare anche a 40 secondi o a 35 secondi, è tutto abbastanza personale. L'alta intensità è sempre molto basata su quelle che sono le nostre capacità, ok? 10 secondi e si riparte dai piegamenti sulle braccia. 5, 4, 3, 2, 1, via! E giù. Piegamenti sulle braccia, in questo caso, li facciamo con gomiti aperti. E andiamo a stimolare bene il petto. Anche qua, come le altre volte, preferisco scendere giù, tenere le ginocchia ben appoggiate, sentire bene il petto, anziché inarcare o farlo malissimo staccando le ginocchia e facendolo col metodo classico. Tengo gli addominali, tengo la pancia in dentro più che posso. 5, contraggo il gluteo. 3, 2, 1, molto bene. Sit up, addominali, via. E andiamo.
cercate in questo caso di non buttarvi giù completamente, ma di controllare un pochettino il movimento, quindi scendo e risalgo, scendo e risalgo, oh oh, quella vaschetta di gelato, scendo e risalgo, tutta piena di cioccolato con un dolce, scendo e risalgo, bando alla timidezza, forza, prendila, scendo e risalgo, dolce senza ostacoli. Ecco perché abbiamo creato Spotify Premium. Zero pubblicità significa ore di musica senza interruzioni. 5, ad ascoltare per tutto 4, quello che vuoi. 3, 2, 1, molto bene. Tocca il banner per saperne di più. Mountain Climber. Come vi ho spiegato prima, mountain climber mi piace farlo sì ad una velocità, sì, ma senza esagerare, perché voglio che sia fatto bene. Via. Braccia belle, belle attive, mani belle attive, addominali belle tirate. Mancano 15 secondi. Piegamenti sulle braccia stretti. 3, 2, 1, via, gluteo bello contratto. Dovete sentire lavorare la parte posteriore del braccio, i tricipiti. Naturalmente anche le spalle fanno il loro, eh. Mancano 15 secondi. We can say, will we stay, we can go one more day, we can try, but it's all the same. 5, 4, 3, 2, 1. Molto bene. Skip. Penultima stazione del secondo giro. 5, 4, 3, 2, 1. Mi raccomando, quando
si lavora sui 45-15 secondi di acustico. È molto importante gestire lo sforzo. Se voglio arrivare alla fine, devo cercare il più possibile di gestire lo sforzo e la fatica. Altrimenti, se mi giochi tutti i primi secondi, arriverò all'ultimo, non ce la faccio più. E il tempo di recupero di 15 secondi sarà proprio breve. E quindi io devo fermare. 5, 4, 3, 2, 1, molto bene. Cinque, quattro, tre, due, uno. Benissimo. Plank. E sto qua. Non mollo, Sto qua. Non mollo niente. Mancano 15 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ottimo. Molto bene, un minuto di recupero. Ne abbiamo un pochino, eh? Dal terzo giro in poi si comincia a sentire un po' più di calore, tutto il corpo ha cominciato a sentire lo sforzo che stiamo facendo e quindi il terzo giro comincia a essere un po' più difficile, ma anche qui dobbiamo gestirlo, ok? A costo di fermarvi diminuite l'intensità, ok? Vorrei che non vi fermaste mai, ok? Tra 5, 4, 3, 2, 1, via, si va, piegamenti sulle braccia, 45 secondi. Stesso discorso, come al solito, tanto. Tanto addominale. Mancano 10 secondi. Oh. 3, 2, 1, molto bene. Inizio con il recupero. Si comincia a sentire il petto, secondo me, io lo sento. Cinque, quattro, tre, due, uno, si va. Mancano 10 secondi. Tre, due, uno, ottimo. Molto bene. Mountain climb. Cinque, quattro, tre, due, uno, via. Con 45 secondi preferisco che l'intensità del movimento non sia massimale, quindi non voglio questo movimento, ma
basta questo. Basta questo con un certo ritmo. E già si sente. Mancano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Molto bene. Buon anticipo. Adesso mi metto in versione mutismo. La forbice la patisco troppo. Su, metto il petto, mi raccomando. Più volete sentire, più abbassate i piedi. Naturalmente più scendono le gambe, più la schiena deve stare attenta. Mi raccomando. Mancano 15 secondi. Cinque, quattro, tre, due, uno. Molto bene, andiamo a fare piegamenti sulle braccia strette. Via. Finiremo con tre giri. Chi se la sente può metterci dentro anche il quarto giro, non è un problema, si possono mettere anche cinque giri. Dopodiché, dopo questo plank,
vorrei fare un bello stretching facendovi capire un bel defaticamento finale. Questa è la mia proposta di allenamento ad alta intensità, a media intensità diciamo. 5, 4, 3, 2, 1, molto bene. Allunghiamo bene. Riportiamo sempre il nostro corpo in una situazione di quiete. Non finiamo mai l'allenamento con i battiti al massimo, cerchiamo sempre di riportare il corpo a una situazione stabilizzata, mi raccomando. Faccio passare il braccio destro sotto il braccio sinistro, una mano tira e l'altra tira. Cambio. Bene. Inverto le dita e porto il sedere leggermente indietro, lo devo sentire allungare tutta la parte dell'avambraccio e anche parte dei bicipiti. Punto i piedi a terra e porto le mani dietro. Allungo i pettorali e allungo gli addominali. Porto la gamba destra avanti. Appoggio il braccio sinistro a terra e sollevo la mano destra. Appoggio, vado indietro, cambio e su. Bene, avvicino l'altro piede all'altra mano e resto in posizione. Risalgo, porto sulle braccia, flatto il busto, risalgo piano. Respiro. Molto bene, vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime lezioni. Buona giornata.